Hello. You spoke to him? Go on. What did you speak? I spoke in the Rashi Madhaji about the realization and what happens when the Kundalini rise. That is a living experience. It is not something written on books, but that we can feel, can really feel this power of the best power. A little bit about the chakras, but not very much. Parlare di Srimadaji è una cosa estremamente difficile. È molto più facile semplicemente essere qui in questo momento e vivere questa esperienza con intensità, perché una personalità come Srimadaji è una personalità piuttosto rara, non solo nel nostro tempo, ma in generale nel corso della storia. Questo però non è qualche cosa che vi posso dire io o che vi può dire qualcun altro, ma è soprattutto qualcosa che si scopre da sé. E non c'è in realtà molto da dire. Srimadaji si scusava perché ha avuto delle interviste, questa è la ragione che è arrivata un po' in ritardo. La televisione e i mass media sono stati molto ansiosi di intervistarla. Srimadaji ha avuto dei programmi a Milano e a Piacenza molto, molto seguiti. Quello che vorrei terminare di dire, di ciò che stavo dicendo prima, è che questo, che già forse qualcuno può sentire, che viene dalla presenza di Srimadaji, è qualcosa di prezioso, è qualcosa che forse all'inizio non si valuta completamente, non si valuta appieno, ma è qualcosa che ha una forza col passare dei giorni, è qualcosa che produce un cambiamento così benefico, così duraturo nella nostra esistenza, qualcosa che dà veramente un significato a quello per cui noi viviamo e dà come una fragranza alla nostra vita. Noi, come Sahaja Yogis, come persone che hanno ricevuto questa esperienza da Srimadaji e che l'hanno stabilizzata, semplicemente viviamo, facciamo tutto questo perché sentiamo che è importante farlo, perché sentiamo, ci fa piacere farlo. Perché quando qualcuno ha una bella esperienza è molto naturale che la voglia condividere con qualcun altro, perché altrimenti che fa? Rimane solo, non può neanche gioirne completamente. E questa è la nostra gioia, questo è il motivo per cui ci piace fare questo. Lo facciamo liberamente, gratuitamente, ognuno di noi ha una professione. Sahaja Yoga è completamente gratuito, i corsi di Sahaja Yoga sono completamente gratuiti. Perché, e lo ripeto un'altra volta, è qualcosa di trovato in maniera positiva e non negativa. What is it? He's saying that lighting the candle means also to lighting the knowledge and the power. So is there a guarantee that says that we are going to use this power in the right way for of course positive? Of course, if you start using the power in the wrong way, it disappears. Naturalmente is only for good, it will always do good. Naturalmente c'è una garanzia, perché questo potere è qualche cosa che se noi cerchiamo di usarlo per qualcosa di sbagliato scompare. You perché cannot nella use sua it natura for wrong. Non possiamo farci qualcosa di sbagliato. It is the power of benevolence, che è il potere della benevolenza. There are now so many questions. One more, all right, one more now. See now.
Io ho sentito anche parlare di prana terapia, volevo sapere la relazione, se c'è qualcosa che lega queste due cose, e se è una cosa forse indiscreta, ma se lei è capace di curare con questa forza che ha nel prana terapia e che aveva Gesù Cristo. He's saying that he would like to know the difference between this the cool breeze we are talking about and the energy of the pranotherapists. Oh. So, and he's saying that it was it, and he's asking whether you have this energy and you in it, you can cure people. Yeah. If Christ was to. You see, I don't want to say anything about that, what I am. I don't want to talk about myself. Because Christ said about himself whatever was the truth, that he was the Son of God. So they crucified him and I don't want to get crucified. Io non voglio dire qualcosa su me stessa, perché ad esempio il Cristo ha parlato di se stesso, ha detto la verità su se stesso, ha detto che era il Figlio di Dio ed è stato crocifisso. But I have seen the energies that are used by people are not the energy of the divine. Ma io vorrei because dire, they shake. Ma io vorrei dire che l'energia, questo tipo di energia di cui parlava il Signore, tipo quella dei pranoterapeuti, they feel the heat. È un'energia che non è un'energia che viene dal divino, perché fa agitare le persone e dà calore. And they feel sick. E a un certo momento queste persone si ammalano. And sometimes have a very bad death. Bad death. Death. E molto spesso le persone che fanno queste cose muoiono in maniera brutta. Okay. That is the energy coming from the left and the right side. Questa energia di cui si parlava è l'energia che viene dal lato sinistro o dal lato destro. One is called as the collective subconscious and another as the collective supraconscious. Da una parte c'è l'energia che viene dal subconscio collettivo e dall'altra parte è quella che viene dal sopraconscio collettivo. And they do not know how they do it. They have no knowledge, scientific knowledge, how they do it. Ma questi pranoterapeuti in realtà non sanno come fanno queste cose che fanno, non hanno conoscenza, lo fanno semplicemente così distinto. They do it as if they are possessed by someone. Lo fanno come se fosse... Quello che vorrei terminare di dire, di ciò che stavo dicendo prima, è che questo che già forse qualcuno può sentire, che viene dalla presenza di Shri Mataji, è qualche cosa di prezioso, è qualche cosa che forse all'inizio non si valuta completamente, non si valuta appieno, ma è qualcosa che ha una forza col passare dei giorni, è qualcosa che produce un cambiamento così benefico, così duraturo nella nostra esistenza, qualcosa che dà veramente un significato a quello per cui noi viviamo e dà come una fragranza alla nostra vita. Noi, come Sahaja Yogis, come persone che hanno ricevuto questa esperienza da Shri Mataji e che l'hanno stabilizzata, semplicemente viviamo, facciamo tutto questo perché sentiamo che è importante farlo, perché sentiamo, ci fa piacere farlo. Perché quando qualcuno ha una bella esperienza è molto naturale che la voglia condividere con qualcun altro, perché altrimenti che fa? Rimane solo, non può neanche gioirne completamente. E questa è la nostra gioia, questo è il motivo per cui ci piace fare questo. Lo facciamo liberamente, gratuitamente, ognuno di noi ha una professione. Sahaja Yoga è completamente gratuito, i corsi di Sahaja Yoga sono completamente gratuiti. Perché, e lo ripeto un'altra volta, è qualcosa di troppo importante. È qualcosa che riguarda...
quello che noi siamo veramente dentro, non quello che siamo fuori, ma quello che ognuno di noi è dentro, che è qualcosa di sacro, qualcosa di molto importante, qualcosa di molto bello, qualcosa di molto gioioso, qualcosa che dà completo significato alla nostra esistenza. E adesso tacerò e non ho altro da dire perché Shimadaji è qui. E vi ringrazio dell'attenzione. Because sort of Kundalini is quite heated up with people. I don't know why. I bow to all the seekers of love and joy. Mi inchino a tutti i ricercatori di amore e di gioia. When we talk of love and joy, we have to know that it comes from reality, from the truth. Quando noi parliamo di amore e di gioia, dobbiamo sapere che questo amore e gioia vengono dalla verità. Anything that is false or unreal cannot give you eternal joy. Qualunque cosa sia falsa o irreale non vi può dare una gioia eterna. But truth is what it is. Ma la verità è quello che è. You cannot say with your own intelligence this is truth and this is not truth. Noi non possiamo dire con la nostra intelligenza che una cosa è giusta, una cosa è vera e una cosa non è vera. Everybody, when they see the truth, has to be the same. Quando una cosa è vera, tutti devono poter vedere che questa cosa è vera. The truth cannot be organized. La verità non è qualcosa che può essere organizzato, rinchiuso. It is what it is. È quello che è. We cannot prophesize or we cannot say profess that this is truth. Non possiamo semplicemente affermare di qualsiasi cosa che questa è la verità, non basta. We cannot pay money for it. E non possiamo pagare per questa verità. Now as it is in the process of our evolution that we reveal truth after truth. It is at the epitome of evolution you have to receive the ultimate truth. E come vediamo nel processo della nostra evoluzione, noi abbiamo scoperto delle verità parziali una dopo l'altra, ma è adesso che siamo all'epitome, al punto culminante della nostra evoluzione, e qui dobbiamo ricevere la nostra verità più assoluta. In the human awareness, we live on a relative plane. Nella consapevolezza umana, noi viviamo in un mondo che è relativo. There is no way to know what is absolute truth. Non c'è modo di sapere che cosa sia la verità assoluta. Within us lies the power. Dentro di noi risiede il potere. To take us to that state of absolute. Il potere di portarci a questo stato di assoluto. That is what it is that you are the spirit. Questo assoluto, questa verità assoluta è che noi siamo in realtà lo spirito. You are not this body. You are not this mind. You are not this ego. You are not these thoughts. What you are is the spirit. Noi non siamo questo corpo, non siamo questa mente, non siamo questo ego,
Non siamo questi condizionamenti. Ciò che noi siamo è lo spirito. As I told you, to know the spirit, we have to go through the living process. Come ho detto altre volte, per conoscere lo spirito, noi dobbiamo passare attraverso un processo vitale. As in our evolutionary state, we have come to human state without thinking about it, without putting any effort. Ed è proprio come attraverso la nostra evoluzione noi siamo giunti allo stadio umano senza mettere alcuno sforzo per raggiungere questo stato. In the same way, we have to know the ultimate, the absolute truth in the living process, by the living force. Nella stessa maniera, noi dobbiamo raggiungere il punto culminante di questa evoluzione in una maniera vitale, vivente. Like we put a seed in the Mother Earth and it sprouts spontaneously through the living force of the Mother Earth. È proprio come quando mettiamo un seme nella madre terra ed esso germoglia spontaneamente per la via della forza vitale che esiste nella terra. In the same way, this last journey takes place from the triangular bone, which we call as sacrum, to the fontanelle bone, Eddy. Nella stessa maniera, questa forza passa attraverso il nostro osso triangolare fino alla zona della fontanella. There is this dormant energy in the triangular bone called as sacrum. C'è questa energia dormiente nell'osso triangolare chiamato osso sacro. That means the Greeks knew that it is a sacred bone. Il fatto che sia stato chiamato sacro significa che i greci antichi sapevano che era un osso particolare. This energy in the Christian religion is called as the Holy Ghost. Questa energia nella religione cristiana viene chiamata l'energia dello Spirito Santo. In the Islamic religion it is called as Asas. Nella religione islamica è chiamata Asas. And in every religion it has a name. Ed in ogni religione questa energia ha un nome. But in the Indian seers called it as the primordial mother. Ma gli antichi veggenti dell'India l'hanno chiamata la madre primordiale. So this energy, the dormant energy which is within you, is the reflection of that primordial mother's energy within you. Quindi questa energia, che è un'energia dormiente dentro di noi, è il riflesso della madre primordiale dentro di noi. Which gives you your second birth. E questa madre primordiale ci dà la seconda nascita. When this second birth takes place, it is an actualization of an experience. Quando questa seconda nascita ha luogo, avviene realmente un'esperienza, una realizzazione. You can feel the cool breeze of the Holy Ghost coming out of your head like a cool breeze. Voi potete sentire lo Spirito Santo venir fuori dalla vostra testa come una brezza fresca. And then you become conscious of the all-pervading power of love. E poi voi divenite consci del potere onnipervadente di amore. Which you have never felt before, which is around you. E questo è qualcosa che esiste intorno a noi, ma che noi non abbiamo mai sentito prima. Human beings always depended on the energy of hatred, not on love. Gli esseri umani sempre dipendono dall'energia che viene da dei fili elettrici e non dall'amore. But the whole cosmos is made by this energy of love. Ma tutto il cosmo è fatto da questa energia di amore. And this energy thinks, understands, organizes and loves. E questa energia pensa, comprende, organizza e ama. It is the most efficient energy that you could think of. Ed è l'energia più efficiente di cui voi possiate immaginare.
It never fails. Non sbaglia mai. If you want to know about someone whether a person is good or bad, you cannot say absolutely the truth about the person. Se volete sapere a proposito di una persona se questa persona è giusta o no, non potete farlo normalmente. But once you become a self-realized soul, then you can feel it on your fingertips. All the centers that are within you and all the centers that are in the other person. Ma quando voi diventate un'anima realizzata, voi potete sentire sulla punta delle vostre dita tutti i centri che sono dentro di voi e che sono nelle altre persone. If you just learn how to correct your centers and the centers of another person, you achieve tremendous results. E se semplicemente imparate come agire sui vostri centri e sui centri delle altre persone, voi ottenete dei risultati enormi. As this energy rises within you, you get rid of your sicknesses. Quando questa energia sale dentro di noi, noi ci liberiamo dalle tutte le nostre malattie. You get rid of incurable diseases. Ci liberiamo persino di malattie incurabili. You get rid of all your bad habits. Ci liberiamo da tutte le nostre cattive abitudini. You become a completely a free person. Nothing can tempt you. Diventiamo una persona completamente libera, non c'è più niente che ci possa tentare. You immediately become a very wise, discreet personality. Diventiamo immediatamente una persona estremamente saggia e piena di discriminazione. We see the situation of the religion and we get quite frightened. Noi vediamo oggi la situazione delle religioni e questo ci impaurisce. So many people say they follow this religion, that religion, in every country. In ogni paese c'è gente che segue una religione diversa. But what we find that by following any religion they can not stop doing wrong things. Ma quello che vediamo è che seguendo una qualsiasi religione queste persone non smettono poi di fare le cose sbagliate. Whatever religion they can follow, they all can be nasty, they can be cruel, they can be arrogant, they can be horrid. Qualsiasi religione seguono continueranno a essere delle persone sgradevoli oppure persone che odiano, che combattono, che così. So there is only fear which works in some people, that they are frightened. Otherwise they can do whatever they like. E quindi c'è solo paura in certe persone, che sembra la paura sembra l'unica cosa che agisce in certe persone. Se non c'è questa paura loro fanno qualsiasi cosa vogliono. They do not have that inner power which gives them the light to see what is wrong and what is right. Shimada ci voleva dire che la gente non fa certe cose perché magari ha paura, ma quello che di cui mancano è mancano di questa luce interiore che gli fa capire veramente che cosa è bene e che cosa è male. Even if they can see it clearly, they cannot do it because they haven't got the power to do it. They have no willpower to do it. E anche se certe volte riescono a vedere ciò che è bene e ciò che è male, non hanno però il potere di fare ciò che dovrebbero fare. Manca il potere interiore. So here you see there are three channels shown in this diagram, which are clearly indicative that we have three types of energies working within us. Quindi vedete in questo diagramma che ci sono tre canali, che significa che ci sono tre tipi di energia dentro di noi. In the medical terminology they are called as autonomous nervous system. Nella terminologia medica vengono chiamati sistema nervoso autonomo. But who is the auto? Ma in questa parola autonomo, che significa la prima parte, auto? Who is the one who does the job? Chi è in questo sistema nervoso che fa il lavoro? That is what they cannot explain. Questo normalmente non lo possono spiegare. Now these two energies, which are
representing the two channels, as we call them, the left and the right side. Ora, queste due energie laterali noi le chiamiamo quella del lato destro e del lato sinistro. The left side is called as the energy of the moon, which gives us emotional side. Il lato sinistro, quella del lato sinistro è chiamata energia della luna, che ci dà tutta la parte emotiva dentro di noi. And the right energy, which is called as the energy of the sun, gives us the physical and the mental side, the intelligent side. E l'energia del lato destro ci dà gli aspetti fisici e mentali dentro di noi. The central one is the one which is responsible for giving us the ascent. La parte centrale, il canale centrale, è quello che è il responsabile, possiamo dire, per darci l'ascesa. Now, whatever we have achieved in our evolution, we can feel it on our hands, on our central nervous system, on our organs. E quindi tutto quello che noi abbiamo acquisito nella nostra evoluzione, noi lo possiamo percepire attraverso i nostri organi, attraverso il nostro sistema nervoso centrale. Like if you ask a dog to go through a dirty lane, he can do it. Per esempio, se voi chiedete a un cane di passare in un vicolo sporco, lui lo farà senza problemi. But if you ask a human being to go through a dirty lane, he cannot. Ma se voi chiedete a un essere umano di passare attraverso un vicolo sporco, questo avrà delle difficoltà, non lo farà. A real saint will not commit any sins. Un vero santo non potrà commettere nessun tipo di peccato. But a human being can commit any sins. Ma un essere umano può commetterne. So the real saint, not the saint which is declared by say some temples or church, but a real saint who is of a higher evolution, is the one who lives in a state of complete peace and joy. E quindi un vero santo, che non un santo dichiarato, diciamo, non qualcuno che sta in un tempio o in una chiesa, ma un vero santo, cioè una persona evolutivamente più alta, è una persona che vive in uno stato di essere pieno di pace e di gioia. Now you don't have to give up anything. It's a wrong idea altogether. Ora, noi per ottenere questo non è che dobbiamo rinunciare a qualche cosa, è un'idea sbagliata questa di dover rinunciare. But if you have gone too much on the left side or on the right side, too much, then it creates a problem on the centers, the fundamental centers. Ma se noi nella nostra vita siamo andati troppo sul canale sinistro o sul canale destro, questo creerà dei problemi nei nostri centri. So the people who live with moderation are the best to get their realization. Quindi le persone, diciamo, che vivono nella moderazione sono le migliori, in un certo senso, sono le più adatte a ricevere la realizzazione. But now we have seen that the divine is so anxious to give realization to human beings that whatever you may be, whatever may be your past, you get your realization. Ma oggi assistiamo a un fenomeno che, siccome abbiamo visto che il divino è così ansioso di dare la realizzazione agli esseri umani, che qualsiasi sia stato il nostro passato, qualsiasi cosa possiamo aver fatto in passato, possiamo ottenere la realizzazione lo stesso. Because the time has come. Perché il tempo è venuto. It is the blossom time. E questo è il tempo della fioritura. Where many, many flowers have to become fruits. Dove molti fiori devono diventare frutti. It has to work out. E deve funzionare. Muhammad Sahib said that at the time of resurrection it would be Kayama. Maometto ha detto che al tempo della resurrezione sarà Kayama. And at that time your hands will speak and give witness against you.
E in quel tempo le vostre mani parleranno e vi renderanno testimonianza di ciò che avete fatto. This is exactly what happens to you, that your hands, the fingertips starts feeling your chakras and tell this is wrong with you, this is wrong with you. E questo è esattamente quello che accade, che attraverso le mani voi potete sentire i vostri chakra e vedere che c'è questo che non va o questo che non va o quest'altro. And you are not disturbed to hear the witness against you. E voi non rimanete però disturbati dal scoprire queste cose che non vanno dentro di voi. Because you are not anymore identified with your weaknesses. Perché a un certo punto non siete più identificati con le vostre debolezze. Like if I have a black spot on my sari and I can't see, I'm blind. So anybody says there's a black spot on your sari, I'll think that they're trying to be fooled. Per esempio, se io sono cieca e ho una macchia sul mio sari, e qualcuno mi dice che c'è una macchia sul mio sari, io per esempio posso anche non credere a queste persone, posso credere che mi stiano prendendo in giro. And I may get angry with that person. E posso anche arrabbiarmi con queste persone. But if my eyes are opened out and if I can see, then I would like to get rid of it. Ma se i miei occhi sono aperti, se posso vedere questa macchia, allora sarà il mio desiderio di liberarmene, di pulirmi. Because I'm no more attached to that. Perché non sono più attaccata a questa macchia. This is what is what we say is the last judgment. E questo è quello che noi che viene detto, che viene chiamato l'ultimo giudizio. This is how we are going to be judged by ourselves only. E questo è come noi verremo giudicati soltanto da noi stessi. In the Vatican we have a beautiful painting done by Michelangelo, who was a realized soul. Al Vaticano ci sta un bellissimo dipinto di Michelangelo che era un'anima realizzata. The Sistine Chapel has that beautiful painting of Christ standing and doing the last judgment. Nella Cappella Sistina c'è questo stupendo affresco dove il Cristo sta lì in piedi e fa l'ultimo giudizio. That is what it is, that at this point at Agya Chakra is Christ there, that's the gate through which everybody has to pass. E questo in effetti è proprio quello che succede, perché il Cristo risiede a questo punto nel nostro Agya Chakra, e qui c'è la porta attraverso cui ognuno di noi deve passare per raggiungere. So when the Kundalini rises, she awakens the Christ's deity there, deity of Christ in that chakra. E quindi quando la Kundalini si alza e arriva qui, risveglia la deità del Cristo a questo livello. And then you can judge yourself. E a questo punto voi potete giudicare voi stessi. Somebody can come and say, Mother, my Agya chakra is sketchy. Qualcuno per esempio può venire da me e dirmi, Madre, ho un blocco qui all'Agya. That in simple language means, Mother, I'm very egoistical. Questo significa, è come dire, Madre, io sono molto egoista. But because he's not attached, he says, Agya chakra is catching. In this language he speaks. Ma poiché una persona così è distaccata, non dice, io sono egoistica, ma dice, ho un blocco sull'Agya chakra, perché è distaccato da questo. But now we have to understand how a great part has been played by the crucifixion of Christ. Ma oggi dobbiamo comprendere come il grande ruolo che è stato giocato, possiamo dire, dalla crocifissione del Cristo. There is a cross between optic chiasma within us also. Nel chiasma ottico c'è una croce anche dentro di noi a questo livello. And our ego and our conditioning are on both the sides. Are trying to press it hard. There is no room to go in. E il nostro ego, i nostri condizionamenti da tutti e due i lati si comprimono l'un l'altro e non lasciano spazio. Because Christ was the embodiment of logos, of the omkara, the chaitanya, what you call the vibrations. He is the only one who could pass through. E poiché il Cristo
era l'incarnazione di quello che noi chiamiamo il Logos, cioè di Omkara, delle vibrazioni, lui è stato colui che ha potuto passare attraverso questo centro. So he established a path for us of resurrection. Quindi egli ha stabilizzato per noi un sentiero verso la resurrezione. But the way they talk about sufferings, I can't understand. Ma la maniera in cui la gente parla della sofferenza, io non la comprendo. He has already suffered for us. Il Cristo ha già sofferto per noi. He has suffered for our sins. Ha sofferto per i nostri peccati. When he is awakened here, he sucks in on both the sides, as you see, the karmas, the conditionings, the ego, just like that he sucks in. Quando egli viene risvegliato qui, egli riassorbe tutti i nostri condizionamenti, i nostri karma e il nostro ego. And an area is made here, which is a soft bone in your childhood, it becomes again soft and the kundalini comes out of it. E si crea un'area a questo livello dove era morbido, dove c'era la fontanella quando eravamo piccoli, che è come se si riammorbidisse e per far passare la kundalini. It's absolutely wrong against Christ to say that you have to suffer to go to God. Ed è assolutamente sbagliato ed è contro il Cristo dire che noi dobbiamo soffrire per raggiungere Dio. Can we suffer more than him? Possiamo forse noi soffrire più di lui? Or do you mean to say that he has left some sufferings for us to be done? O forse vogliamo intendere con questo che lui ha lasciato qualche cosa, qualche lavoro ancora da svolgere perché non ha completato? His is the message of joy. Egli è il messaggio di gioia. And of resurrection. E di resurrezione. And not of suffering. E non di sofferenza. Even in India there are many people who say you have done bad karmas, so you must give so much money, you must do this, you must do that. E persino in India ci sono delle persone che dicono ah, tu c'hai un brutto karma, devi dare dei soldi, devi fare delle penitenze, eccetera. You must put nails into your body. Dovete mettervi i chiodi nel corpo. Or maybe you must get sick and then you become a great saint. Oppure dovete ammalarvi e allora così diventerete dei grandi santi. C'è gente che dice queste cose. The one who tells never does that. La persona che fa queste cose, se ho capito bene, non raggiunge mai quello stato. The one who tells that you must suffer goes on taking all the money, lives in comfort and has all the best things to himself. No, scusate. Dice, colui che vi dice di fare tutte le cose, di fare penitenza, eccetera, in realtà poi non fa niente di tutto quello che vi dice di fare, ma si prende tutti i soldi e se ne sta. And the simple innocent people go on paying money for a thing for suffering. They pay money and suffer. E c'è della gente semplice, innocente, che va da queste persone e gli dà tutti i soldi che ha semplicemente per soffrire. And also they want to show Christ as a thin bony structure, as a skeleton, as if he was the one who was that miserable. E le rappresentazioni del Cristo che si vedono in giro ci fanno pensare che egli fosse una persona scheletrica con tutti gli ossi che vengono di fuori. Only Michelangelo could see how Christ looked. Soltanto Michelangelo ha potuto vedere come il Cristo realmente era. Because he was a seer. Perché era un veggente. Anybody with that kind of bony body, can he carry a cross across? Forse pensate che qualsiasi persona così scheletrica potrebbe riuscire a portare una croce di quella portata. So I'm here to give you a message that you have got this energy within you. Così io ho questo messaggio da darvi, che voi avete questa energia dentro di voi. You are at the epitome of evolution. Voi siete al culmine dell'evoluzione. And hardly it will take split of a second for you to get your realization. E al massimo prenderà la frazione di un secondo per voi ricevere la realizzazione. To enter into the kingdom of God. Per entrare nel regno di Dio.
There's a beautiful instrument within you which works it out. C'è un bellissimo, un magnifico strumento dentro di voi che può fare questo. You are not to blame yourself for little things. Non vi dovete incolpare per piccole cose insignificanti. You are not to feel guilty at all. Non dovete sentirvi colpevoli proprio di nulla. You have to have all the confidence. Dovete avere tutta la fiducia possibile. It is very important to understand that you are the highest in the evolutionary process. È molto importante comprendere che noi come esseri umani siamo al punto culminante del processo evolutivo. It's only the human beings who are going to achieve realization. Perché sono solo gli esseri umani che potranno ricevere la realizzazione. Not the mosquitoes or the chickens or the pigs. Non le mosche, né i polli, né i maiali. So we must respect our personality as human beings. E così dobbiamo rispettare la nostra personalità come esseri umani. And don't believe in all these stories where just it's all a money making proposition, I think. E non credere a tutte queste storie che ci raccontano che servono soltanto per spillarci dei soldi. I'm sure by God's grace today you all will get your realization. Io sono sicura che per la grazia di Dio oggi voi tutti potrete ricevere la realizzazione. Of course it is all being organized within you during the process of your evolution. Naturalmente tutto è già stato organizzato dentro di voi nel corso del processo evolutivo. It is your energy within yourself is your own mother who is going to give you your realization. È la vostra energia che risiede dentro di voi, è la vostra madre dentro di voi che vi darà la realizzazione. And in your heart resides the spirit. E nel vostro cuore risiede lo spirito. And this spirit has its seat here on top of your head. E questo spirito deve venire qui sulla sommità della testa. And when the Kundalini touches that, you get on your central nervous system the sensation of the all-pervading power. E quando la Kundalini tocca questo punto, noi percepiamo nel nostro sistema nervoso centrale l'energia onnipervadente. It's not only that you can cure yourself, but you can cure others. Non è solo che voi potete curare voi stessi, ma potete anche curare gli altri. You become a drop in the ocean, like a microcosm becoming a macrocosm. Diventate come una goccia nell'oceano, come un microcosmo che diventa un macrocosmo. There is no missionary work in it. In tutto questo non c'è nessun lavoro di tipo missionario, fra virgolette. Supposing this hand is paining and another hand is rubbing it, then it's no obligation. This is hand belongs to the same body. Supponiamo che questa mano ci fa male e quest'altra mano massaggia questa mano per far passare il dolore. Non è che questa mano rimane obbligata all'altra mano, perché fa parte tutto dello stesso corpo. Who is the other? Chi è l'altra persona in tutto questo? If you are part and parcel of one being, then who is the other? Se noi siamo una particella integrante di un essere più grande, dov'è l'altra persona? Gli altri sono, diventano esattamente come noi stessi. This is a very big revolution that is coming today. Questa è una grossissima, una grossa rivoluzione che sta avvenendo. Very different from other revolutions you have had. Molto diversa dalle altre rivoluzioni che ci sono state nella storia. In this revolution, the transformation that takes place within, you start getting drenched in the bliss of the divine. In questa rivoluzione la trasformazione avviene dentro e voi cominciate a percepire le benedizioni del divino. You become very peaceful, joyous, serene personality. Diventate una personalità molto pacifica, piena di gioia, dolce. You start looking very young. Your all your worries go away and your wrinkles disappear. Cominciate a sembrare molto più giovani di quello che siete.
e tutte le vostre preoccupazioni se ne vanno e tutte le vostre rughe anche. And you become the light. E voi diventate la luce. Then you start emitting light for others. E allora cominciate a emettere luce per gli altri. This has to happen. If we have to change the world, we have to change human beings. E questo perché se noi dobbiamo cambiare il mondo, dobbiamo cambiare prima gli esseri umani. Not by force. Non Not by any organization. No brainwashing. Only by Kundalini awakening. Non con la forza, non con un'organizzazione, né con il lavaggio del cervello, ma solo attraverso il risveglio della Kundalini. So you become the spirit and you decide for yourself. You become your own guide. I don't have to tell you anything. E così voi diventate lo spirito, voi diventate la guida di voi stessi. Io non ho bisogno di dirvi nulla. That is the way of love. Queste sono le strade dell'amore. And that is how you are going to enter into the kingdom of God, to have your rightful enjoyment of His bliss. Ed ecco com'è che voi dovete, state per entrare nel regno di Dio per ottenere quello che di diritto vi spetta, che sono le sue benedizioni. Today I have just given you the introduction. Tomorrow I'll tell you in detail all about it. I've given an introduction. Tomorrow I'll tell you. Tomorrow don't have. We don't have a meeting tomorrow. Sure. Then when I? Do you have only one program? Yes, we are going to have a follow-up after. When? No, Friday. We'll have on Friday the follow-up. All right. Then they will explain to you all about the chakras and everything. Oggi vi ho dato una semplice introduzione, ma quando ci rivedremo in un programma che seguirà venerdì, allora loro, dice Shrimadaji, vi spiegheranno tutti i dettagli sui chakra e tutto quello che c'è da sapere. Now, it is very easy, supposing you want to put on the light, I'll just tell you that you switch it on and there is light. È qualcosa di molto semplice, supponiamo che voi vogliate accendere una luce, basta che premete l'interruttore giusto. In the same way, it happens. Nella stessa maniera accade questo. Because it's all built in and worked out. Perché è tutto già sistemato dentro di noi. It's all ready to happen. È tutto pronto per accadere. But if I tell you all about all this history of electricity and how it was done and what is the organization, you will get headaches and go nowhere. Ma se io vi racconto, per esempio, prima di accendere la luce, tutta la storia dell'elettricità, eccetera, So first thing is to have the light. Così per prima cosa dobbiamo avere questa luce. Second thing is to look after it and establish it. Secondariamente dobbiamo prendercene cura e stabilizzarla. And third thing would be to grow in its light and become great, huge personalities. E per terza cosa dobbiamo crescere in questa luce e diventare delle bellissime personalità. Of joy, peace and bliss. Piene di gioia, piene di pace e di beatitudine. May God bless you. Che Dio vi benedica. It will take about 10 minutes at the most for you to get your realization. Prenderà al massimo 10 minuti per voi di ricevere la realizzazione. But I would like you to ask me some questions for about 5 minutes only. Ma vorrei che mi faceste delle domande, però per 5 minuti solamente adesso. I'm sorry I was late because I had to go for 2 television interviews. Mi dispiace di aver fatto tardi, ma ho fatto tardi perché ho avuto 2 interviste televisive. Yes, she is saying that you.
you've told us something, but how do we learn all this? She says there is no school, there is no... I agreed. We have no school, but we have an ashram here. We have a center where they meet, where you can go and learn everything free. Abbiamo un ashram qui e abbiamo anche un centro qui a Roma dove potete venire e imparare tutto quello che c'è da imparare senza pagare. As I told you, we don't take any money from anyone. There are some people who are living together, are paying a rent for a place, and they come to Rome city and have their program in one of the halls where you can meet them every Friday. Come vi ho detto, noi non prendiamo denaro, ma c'è della gente che vive insieme, che ha preso un posto in affitto, e poi vengono a Roma, noi siamo un po' fuori Roma, veniamo a Roma ogni settimana, quindi regolarmente, e vi daremo l'indirizzo e i giorni in cui ci vedremo. And if you establish yourself well, once you must be established, that's important, then we have people who can come to India. Once a year, we have a program, about a month, you can come, but that is, first of all, you have to establish yourself. You should be able to give realization to many people, then only you can come to India. E se poi, se vi stabilizzate in questo, voi, poi c'è la possibilità, una volta l'anno, nel periodo di Natale, c'è un viaggio in India, tutti i Sahaja Yogi, molti dei Sahaja Yogi, fanno un viaggio in India con Shri Mataji, che dura circa un mese, però per poter partecipare a questo bisogna essere molto ben stabilizzati, essere in grado di dare la realizzazione a molte persone. You have to know one thing, that Sahaja Yoga is not some sort of a club where you can just put a label on your head. It is the becoming. Dovete capire una cosa, Sahaja Yoga non è una specie di clan, una specie di setta dove semplicemente voi mettete una targa sulla testa che siete qualche cosa, ma è un divenire, è qualcosa che accade, un'esperienza. It is nothing artificial. What you become within is the point. Non è una cosa artificiale, il punto è quello che voi diventate dentro. But I'm happy to know your question because it seems you are such an ardent seeker. Ma sono contenta della sua domanda perché significa che lei è una ricercatrice appassionata, possiamo dire. Grazie. He says that his Kundalini once was awakened, but it was very painful. It was like a knife. Well, not with us. With us. Ma non con noi. With us. Non le è successo con noi. Somebody else. It's something that came by itself. No. That's wrong. If it is painful, then you should know it is wrong. Se è una cosa right. Dolorosa. And it never rises by itself. We'll put you right. Actually, Kundalini never rises by itself. Shimada ci dice che se è una cosa dolorosa significa non è la Kundalini che si sta It's muovendo. Like a candle. E se c'è qualcosa che non va, noi possiamo candle, curare which is questo. Which is not enlightened, cannot be enlightened by itself. È come una candela, che se questa candela non viene accesa, non si può accendere da sola. It has to be enlightened first, so it can enlighten another light. Deve prima essere illuminata da qualcuno, e così dopo potrà illuminare altre candele. But those people who are not enlightened, and not authorized by God or by Divine, if they try some tricks with Kundalini, then there is another force which is down below there, of innocence, which gives pain and trouble, not the Kundalini. Ma se una persona che non è autorizzata dal Divino, per così dire, cerca di manipolare la Kundalini,
allora c'è un'altra energia che sta sotto la Kundalini, che è l'energia dell'innocenza, e questa dà il dolore. If we become joyous when we feel the vibration, no, if we become sensitive, how can I be happy, joyous, if around me there is a lot of negativity? Ah. It may mean that I am egoistical. No. You see, if you are standing in the water, all right, then you are affected by the rising of the water. Vedete, se lei, per esempio, se una persona è dentro l'acqua, allora rimane influenzata dalle onde di questa acqua, del mare. But if you are in a boat, you can see the rising of the water and falling, you are not afraid of it. Ma se siete nella barca, in una nave, allora potete vedere le onde che si alzano e che cadono senza averne paura. And if you are a swimmer, you can enjoy it. E se siete un nuotatore, potete gioire, potete divertirvi con le onde. When you are involved with the problem, then you are disturbed. È solo quando voi siete coinvolti in un problema che voi ne venite disturbati. But when you become thoughtlessly aware through Kundalini awakening, you see it, you witness it. Ma quando voi diventate consapevoli senza pensieri attraverso il risveglio della Kundalini, voi potete guardare una cosa, potete testimoniarla senza rimanerne coinvolti. You see it clearly and you also know how to solve the problem because you can see it clearly. Potete vedere tutto quanto molto chiaramente, sapete anche come risolvere i problemi perché li potete vedere in una luce molto chiara. You are sensitive in the sense that you record it like a barometer. Voi diventate sensibili nel senso che potete registrare, divenite consapevoli di ciò che vi sta accadendo. And also you know the solution. E non solo questo, ma sapete la soluzione dei problemi che ci sono. So it is the state of your being which gives that dynamic force within you. That you can see everything as a witness, as well as you can solve the problem. E quindi è uno stato del vostro essere che vi dà la capacità di guardare le cose come un testimone e di risolvere anche i problemi. All right. Va bene. Signore. Da. Did she follow what I said? She came sometime. What she said? She's saying that she saw a video, actually she came a few times, Srimadaji, to the ashram. Yeah. And she said she listened to one of your speeches. Yeah. And she was impressed by the fact that, for example, if a mother is anxious, this can affect the child. All right. But now you do not do it haphazard. You do it properly and you become a master and then you tell me. Ma l'importante è fare qualche cosa e fare saggia yoga in maniera profonda e allora poi capiremo tante cose. Because it's not that only the mother is anxious, but she knows how to cure her child. Perché quando siamo stabilizzati, non solo se la madre è ansiosa, saprà di essere ansiosa, saprà come curare questo. All right. Bene. Yes. Yes. Lei ha detto che tutti dovrebbero arrivare a questa realizzazione, ma io penso che questo processo per capirlo
persona di media intelligenza io penso non potrà mai arrivare. He's saying that we say that everybody should get this realization, but he thinks that if one person is not very intelligent, cannot get it. No. Intelligence, on the contrary, is very bad thing sometimes. It can cheat. Non è così, perché intelligence cheats itself. In realtà quello che accade poi è che certe volte l'intelligenza stessa si comporta come un ostacolo perché ha il potere di ingannare se stessa. Innocence is better. L'innocenza è molto meglio. We should try to give to as many as possible. Dobbiamo cercare di dare la realizzazione a più persone possibile. If you are a seeker, an honest person, you get it. Se voi siete ricercatori e siete delle persone oneste, in buona fede, la ricevete. Yes, this gentleman here. If he can thank you in any way instead of asking any question. Oh, so sweet of you. Thank you very much. It's very kind of you. So sweet of you. He's saying, Shimadaji, I thank you very much for the effort you are doing for everybody. May God bless you. May God bless you. I'm happy you care for the good of yours and good of others. That's something so good. Sono contenta che vi preoccupate del bene vostro e anche del bene degli altri. No. Forse these are people who come at the ashram, Shimadaji. Oh. Maybe it's better to have questions from new people. All right, we'll have it from new people, all right? Let's have it. Le domande, yes, somebody new. One more. Huh? Yes, please, madam. What's the difference between innocence, intelligence, and culture? It's a very long question. Una domanda molto lunga, impegnativa. I think I have a big tape on that. I've spoken about 1 hour on that subject. You can get the tape and know. But it's very easy to understand that intelligence can have also a lot of rationality in it, which can explain many of the cruel things people do. Ho già spiegato questo, è un soggetto piuttosto lungo, c'è una cassetta che è registrata di un discorso di Shimadaji che dura un'ora, se vuole poi la potrà sentire, ma in effetti l'intelligenza è qualcosa che... Sorry Shimadaji, di intelligence? Intelligence can be very cruel. Can be used for rationalizing cruel things. Intelligenza è qualcosa che può anche diventare, ad esempio, molto crudele o che può utilizzare il raziocino, la razionalità per giustificare degli atti crudeli. But innocence can never do cruel things. Ma l'innocenza non può mai fare qualcosa di crudele. It loves. Perché ama. And it likes loving people also. E ama amare la gente. And culture is originally came from the idea that we are all collective being and how we should behave towards each other. E la cultura tradizionalmente viene dalla consapevolezza che noi siamo degli esseri collettivi e che quindi dobbiamo trovare il modo di comportarci in una certa maniera gli uni con gli altri, di vivere. What should be our behavior to make life more congenial and happy. Quindi ci dice quale deve essere il nostro comportamento per rendere la vita più felice, più bella.
But now it has changed completely. Ma adesso è cambiato il concetto di cultura. People are trying to find out how we can hate better others. La gente cerca soltanto di scoprire come possiamo ferire gli altri meglio. In the name of culture, people do all kinds of very, very wrong things. Nel nome della cultura, la gente fa ogni genere di cose sbagliate. Very shameful, indecent things. Also, which does not show that they have any respect for themselves even. E anche in nome della cultura vengono fatte anche delle cose vergognose o indecenti che fanno vedere come la gente non ha rispetto di se stessa. So, you can listen to my lecture, madam. You will know what is culture actually is. C'è una cassetta molto dettagliata su questo, lo potrà avere dopo, signor. Adesso c'è una garanzia del potere che è usato in senso positivo e non negativo. Il Signore dice che l'accensione della candela significa anche accensione della conoscenza, e quindi c'è del potere, e c'è una garanzia che questo potere verrà usato in maniera positiva e non negativa. What is it? He's saying that lighting the candle means also to lighting the knowledge and the power. So is there a guarantee that says that we are going to use this power in the right way for something positive? Of course. If you start using the power in the wrong way, it disappears. Naturalmente. It's only for good. It will always do good. Naturalmente c'è una garanzia, perché questo potere è qualche cosa che se noi cerchiamo di usarlo per qualcosa di sbagliato scompare. You perché nella sua natura for wrong. Non possiamo farci qualcosa di sbagliato. It is a power of benevolence. Perché è il potere della benevolenza. Now so many questions. One more, all right, one more now. See now. Saying that he would like to know the difference between this the cool breeze we are talking about and the so they crucified him, and I don't want to get crucified. Io non voglio dire qualcosa su me stessa, perché ad esempio il Cristo ha parlato di se stesso, ha detto la verità su se stesso, ha detto che era il figlio di Dio ed è stato crocifisso. But I have seen the energies that are used by people are not the energy of the divine. Ma io vorrei dire, because they shake. Ma io vorrei dire che l'energia, questo tipo di energia di cui parlava il Signore, tipo quella dei pranoterapeuti, they feel the heat. È un'energia che non è un'energia che viene dal divino, perché fa agitare le persone. E dà calore. And they feel sick. E a un certo momento queste persone si ammalano. And sometimes have a very bad death. Bad death. Ah. E molto spesso le persone che fanno queste cose muoiono in maniera brutta. That is the energy coming from the left and the right side. Questa energia di cui si parlava è l'energia che viene dal lato sinistro o dal lato destro. One is called as the collective subconscious and another as the collective supraconscious. Da una parte c'è l'energia che viene dal subconscio collettivo e dall'altra parte è quella che viene dal sopraconscio collettivo.
and they do not know how they do it. They have no knowledge, scientific knowledge, how they do it. Questi pranoterapeuti in realtà non sanno come fanno queste cose che fanno, non hanno conoscenza, lo fanno semplicemente così distinto. They do it as if they are possessed by someone. Lo fanno come se fossero posseduti da qualcun altro. They have no knowledge as to how to do it, what is it. Non hanno la conoscenza di quello che è questa cosa che loro usano. But in Sahaja Yoga, everyone, even a child, can say which is the finger burning. Say he says this is the finger burning, that means there's a problem on the throat. Ma in Sahaja Yoga chiunque, persino un bambino, può dirvi attraverso le dita dove c'è un problema. Se c'è questo dito che brucia, significa che c'è un problema in questo chakra. It's completely, it's everything is open knowledge. È una conoscenza completamente aperta, completa. You need not be a doctor. Non avete bisogno di essere medici. But you know each and everything and you are peaceful within. Potete conoscere tutto di questo e potete essere in pace dentro di voi. And you feel joyous in giving it to others. You don't get sick. Sentirvi gioiosi nel darlo agli altri e non vi ammalate facendo questo. But for to know more about the supraconscious, collective subconscious and collective supraconscious, please come and see these people. They'll tell you all about it. It's a big history. Ma per sapere di più dettagliatamente a proposito di che cos'è questo sopraconscio collettivo e subconscio collettivo, può venire al centro e daremo tutte le spiegazioni. Such people might be cured for a while, but they get some other disease and some other disease. They are never permanently cured. Le persone che vengono curate attraverso questa tipo pranoterapia eccetera possono venire curate forse per qualche tempo, ma poi gli viene un'altra malattia peggiore della prima. But curing is not our job. Ma in effetti curare non è il nostro compito. We have to give realization. Noi dobbiamo dare la realizzazione. And the divine has common sense. The divine has common sense. E il divino ha molto buon senso. Like the lights which are not going to give any light to anyone. The lamps which are useless, which are not going to give lights, why should they repair? E per esempio se ci sono delle lampade che non possono illuminare nessuno perché sono completamente guaste, che necessità c'è di perdere tempo con queste lampade, cercare di ripararle? What is important is to make more lamps which can give light. Ciò che è importante è di avere più luci possibili che possano illuminare. So now, I think let us have. Let us have the raising of the Kundalini. Adesso penso, cerchiamo di avere questa ascesa della Kundalini. But there's no guarantee. Però non c'è garanzia. One guarantee I'll give you. In case you don't get it today, you'll get it tomorrow or day after, definitely. Ma una cosa vi posso garantire, che se non la ricevete oggi, la riceverete domani o dopodomani, senz'altro. Only thing you have to do is to take little time and go and meet these people in the programs of follow on. Tutto quello che dovete fare è avere un po' di pazienza e venire ai programmi che terremo e incontrare la gente che si occupa di Sahaja Yoga, perché così il lavoro because si potrà fare. Because it is only for your good. E tutto questo è veramente solo per il vostro bene. And you should respect your realization and your personality. E voi dovreste veramente rispettare la vostra realizzazione e la vostra personalità. This is your property. Questo è qualcosa di vostro. I'm just giving you the key. Io gli sto dando soltanto un inizio. And there's no obligation of any kind. E non dovete avere nessun obbligo verso di me.
I'm doing it because I love it. Io lo faccio perché amo fare questo. May God bless you. Che Dio vi benedica. Now, it's very simple, we have to do, as I said, about 10 minutes at the most it will take. But those who do not want to do it should not be here. They should be civil and should leave the hall. Would be better because it's not proper to disturb others. È una cosa molto semplice, prenderà al massimo 10 minuti, però se ci sono persone che non vogliono partecipare, che non sono interessate, ti chiediamo per favore di essere civili, come dice Srimadaji, e di lasciare la sala in maniera che gli altri possano meditare tranquillamente senza essere disturbati. There's a very simple thing that is to be done. Una cosa molto semplice che va fatta. Is to put your shoes away because the Mother Earth helps us. Dovete togliervi le scarpe perché la Madre Terra ci può aiutare. You have to sit with both your feet parallel to separate the left and the right, touching the Mother Earth. Dovete mettere tutti e due i piedi parallelamente poggiati proprio bene per terra, che tocchino la Madre Terra. You have to be comfortable. Dovete stare comodi. If there's anything tight here or here which makes you uncomfortable alone, then you can little bit loosen it. Se c'è qualche cosa di stretto, tipo una cintura o la cravatta, che vi può fare sentire un po' scomodi, potete allentare queste tensioni. All right. Now, you have to just put your left hand towards me, symbolic that your desire is to get your realization. Adesso tutto quello che dovete fare è mettere la mano sinistra verso di me, che simbolicamente significa che avete il desiderio di ricevere la realizzazione. And to use the right hand for your action to facilitate the movement of your kundalini. E utilizzare la vostra mano destra, che è quella dell'azione, per facilitare il movimento della kundalini attraverso i chakra. It can be done spontaneously, but better is to learn how to raise the kundalini later on to fix it up. Il fatto che la kundalini si alza può venire spontaneamente, ma è meglio imparare un po' alla volta, un punto alla volta, come alzarla, così poi potete rifarlo, per esempio, a casa. There's a very simple method now, is of putting your right hand onto different chakras, only on the left hand side, which I will tell you before. E c'è questo metodo, un metodo molto semplice, consiste praticamente nel portare la mano destra sui diversi chakra, soltanto posti però sul lato sinistro. So now put your left hand towards me and put your right hand on the heart. Quindi la mano sinistra verso Srimadaji e la mano destra sul cuore adesso. If you are wearing a coat, you can put it under the coat. Se avete un cappotto o una giacca, potete metterla così sotto la giacca. Now here resides the spirit. Qui risiede lo spirito. Then you have to take your hand in the upper part of your abdomen on the left hand side. Poi dovrete portare la mano sulla parte superiore dell'addome a sinistra. Don't close your eyes, first you see. Non chiudete gli occhi adesso, guardate prima. Then please take your right hand in the lower part of your abdomen. Poi porterete la mano destra più in basso, sulla parte inferiore dell'addome a sinistra. Now, please raise your hand back onto your first position, that is on the left hand side in the upper part of your abdomen. Poi riporteremo la mano alla posizione di prima, cioè sulla parte superiore dell'addome a sinistra. Now, take this hand again on the heart. Poi di nuovo sul cuore. Now you have to take your right hand and put it
in the corner of your shoulder and your neck. Quindi poi sempre con la mano destra portatela all'angolo fra la spalla e il collo in questa maniera, passando al davanti. And turn your head to the right. E portate la testa verso destra, girate la Now, testa a destra. This is the most difficult center I find in the West, where people feel guilty for nothing at all. Questo è il centro che causa più problemi in Occidente, perché è qui dove si accumulano i sensi di colpa della gente, che si sente in colpa per niente. Now you have to put your right hand on your forehead across and press it on both the sides. Poi dovete portare la mano destra sulla fronte e premere da entrambi i lati della fronte con la mano. Come Now you stringere have to la mano sulla fronte. Your this right hand on the back of your head and put your head resting on it. Poi porteremo la mano destra sulla nuca e alzeremo la testa verso l'alto appoggiando la testa sulla mano. Now, you have to stretch your hand. Poi dovremo allargare la mano, aprirla bene. The center of your palm has to go on top of your fontanelle bone area. Bend your head. E mettere il centro del palmo sulla zona della fontanella. Now, here you have to stretch back your fingers. Quindi adesso aprite bene la mano in maniera che le dita si... And press the scalp and move it 7 times. Premete la cute con la mano e muovete 7 volte in senso orario. That's all we have to do after closing our eyes. Questo è tutto quello che dobbiamo fare dopo aver chiuso gli occhi, quindi adesso And dobbiamo chiudere gli occhi. I have to make one request to you all that please believe me that you are now going to enter into the kingdom of God. Adesso vi devo fare una richiesta di credermi adesso perché stiamo per entrare nel regno di Dio. And please do not feel guilty about yourself at all. E per favore non sentitevi in colpa riguardo voi stessi per nessuna ragione. You have to forgive yourself completely. Dovete perdonare voi stessi completamente. And forget all the mistakes you have committed. E dimenticatevi di tutti gli errori che avete commesso. You have to be very pleasantly placed towards yourself. Voi dovete essere molto ben disposti verso voi stessi. Now, one simple thing you have to do is to take out your spectacles if possible, because you might get your eyesight cured. And also, that please don't open your eyes till I tell you. Ora dovete, per favore, togliervi gli occhiali, perché gli occhi potrebbero anche venir curati e in ogni caso migliora la vista. Tenete gli occhi chiusi. Now, put your both the hands, your feet apart from each other, parallel, on the Mother Earth. Ponete tutti e due i piedi poggiati bene parallelamente per terra. Now, put the left hand towards me. Mano sinistra verso di me. Sit straight. Not too much bending or too much at the back, but straight. Sedete dritti, senza essere troppo dritti né troppo piegati, semplicemente. And now close your eyes. E adesso chiudete quindi gli occhi. Please put your right hand on your heart. Mettete la mano destra sul cuore, per favore. And please ask a question 3 times. A very fundamental question to me. You can address me as Mataji or Sri Mataji or Mother. Mother, am I the spirit? Ask this question 3 times. E adesso poniamo a Shri Mataji una domanda, che è una domanda fondamentale, che è questa. Potete chiamare Shri Mataji Mataji, Shri Mataji, oppure Madre, semplicemente, e chiedere, Madre, sono io lo spirito? Per 3 volte.
three times. If you are your, if you are the spirit, then you are your master, your guru. So you have to put your right hand in the upper part of your abdomen on the left hand side. Ora, se voi siete lo spirito, siete anche il guru di voi stessi, il maestro di voi stessi. Allora portate la mano destra sulla parte superiore dell'addome a sinistra. This is the center of your mastery. Questo è il centro del principio del maestro. So, please ask another question three times. Mother, am I my own master? Quindi, per favore, adesso fate un'altra domanda per tre volte e chiedete: Madre, sono io il maestro di me stesso? Now we have to have the pure knowledge built in within us to work out the divine power. Ora dobbiamo avere, ricevere questa, la pura conoscenza che già esiste dentro di noi, la conoscenza delle leggi e dei poteri del divino. But I cannot cross over freedom, you have to ask for it. Ma io non posso forzare la vostra libertà, ma siete voi che dovete chiedere questo. So now put your right hand in the lower part of your abdomen, on the left hand side. Portate la mano destra sulla parte inferiore dell'addome adesso, a sinistra. And press it hard. E premete forte. This is the center of pure knowledge. Questo è il centro della pura conoscenza. So now please ask six times, Mother, please may I have the pure knowledge? Six times, because there are six petals. Quindi chiederete adesso per sei volte perché ci sono sei petali in questo centro, chiederete: Madre, per favore mi dia la pura conoscenza. Loudly again, you say. Madre, per favore mi dia la pura conoscenza, per sei six volte. Six times, because there are six petals. Sei volte perché ci sono sei petali in questo centro. By saying this, now your Kundalini has been awakened, has started moving. To facilitate her movement, we have to have full confidence within ourselves. Dicendo questo, la vostra Kundalini è cominciato a risvegliarsi e comincia a muoversi. Per facilitare questo movimento, voi dovete avere fiducia in voi stessi. So now, please put your right hand in the upper part of your abdomen on the left hand side. Ora, per favore, portate la mano destra di nuovo sulla parte superiore dell'addome a sinistra. To facilitate the movement of the Kundalini through the center, you have to say 10 times with full confidence, Mother, I am my own master. Mother, I am my own guide. Mother, I am my own guru. Per facilitare il movimento della Kundalini, il passaggio della Kundalini da questo centro, dobbiamo dire per 10 volte: Madre, io sono il maestro di me stesso, io sono il guru di me stesso, per 10 volte. Please keep your eyes shut. Per favore tenete gli occhi chiusi. Now we have to know that the divine is the ocean of love and bliss and compassion. Ora dobbiamo sapere che il divino è l'oceano di ogni amore, di ogni gioia e di ogni compassione. But above all, it is the ocean of forgiveness. Ma soprattutto è l'oceano del perdono. Now, please put your hands
on your heart. Ora per favore portate la mano sul cuore. Now to facilitate the movement of the Kundalini through this center, you have to say with full confidence in yourself 12 times, Mother, I am the Spirit. This is the greatest fundamental truth about you. Ora, per facilitare il movimento della Kundalini attraverso questo centro, noi dobbiamo dire 12 volte dentro di noi, Madre, io sono lo Spirito, perché qui esiste lo Spirito. Please say it 12 times. Ditelo 12 volte, per favore. Now, as I have said it, please know that you have to forgive yourself completely. Ora, come vi ho già detto, per favore sappiate che voi dovete perdonare voi stessi completamente. You cannot commit any mistake that cannot be forgiven by the power of God's forgiveness. Voi non potete commettere nessuno sbaglio che non possa essere perdonato dal potere di perdono di Dio. So, raise your right hand in the corner of your shoulder and your head and put your head to your right. Adesso portate la mano destra all'angolo fra la spalla e il collo e girate la testa verso destra. And now here you have to say with full confidence in God's love and his forgiveness, I, Mother, I am not guilty at all. Say it 16 times. E adesso voi dovete dire in piena fiducia verso il potere di perdono di Dio, dovete dire, Madre, io non sono colpevole di nulla. Now those who still want to feel guilty can punish themselves by saying 108 times. Ora, se c'è qualcuno che ancora vuole sentirsi colpevole, forse si può punire ripetendo questa frase per 108 volte. I have already told you that you have to be very pleasantly placed towards yourself. Io ho già detto che dovete essere molto ben disposti verso voi stessi. All right. Now, take your hand on top of your forehead across and press it on both the sides. Adesso portate la mano trasversalmente sulla fronte e premete con la mano tutti e due i lati. Stringete. Here you have to say, Mother, I forgive everyone. Qui dobbiamo dire, Madre, io perdono tutti. When you say that, you should not think that it is difficult. Quando dite questo, non dovete pensare che è difficile perdonare. Whether you forgive or you do not forgive, you do not do anything. It's a myth. Sia che perdonate, che anche se non perdonate, non fa nessuna differenza, è solo un'illusione. But if you do not forgive, then you play into wrong hands. Però se non perdoniamo, allora facciamo il gioco della negatività. So from your heart, please say, Mother, I forgive everyone. E allora dal cuore diciamo, Madre, io perdono tutti. Now place your right hand on the back side of your head and put your head on that to rest. Adesso, portate la mano adesso sulla nuca e alzate un po' la testa appoggiando la testa sulla mano. Here only for your own satisfaction, please say, O Divine, if I have done anything wrong,
please forgive me, but don't feel guilty or count your mistakes. E qui, per il vostro bene, per la vostra soddisfazione, dite rivolgendovi al Divino, dite: oh Dio, se ho fatto qualche errore, per favore perdonami. Ma dicendo questo, non sentitevi colpevoli. Ora, say it from your heart. Ditelo dal cuore. Now, raise your hand and put the center of your palm on top of the fontanel bone area. Adesso portate la mano bene aperta sull'osso della fontanella, sulla zona della fontanella. Stretch your fingers. Il centro del palmo trasversalmente. Aprite bene la mano. And press your scalp. E premete sulla cute. And move it 7 times slowly, very slowly, clockwise. E muovete la cute molto lentamente per 7 volte in senso orario. Press it hard, press it hard. Premete forte. Here I cannot again cross your freedom. Qui di nuovo io non posso forzare la vostra libertà. So you have to say 7 times, Mother, please give me my self-realization. 7 times. I cannot force on you. E adesso possiamo dire quindi 7 volte, Madre, per favore, mi dia la realizzazione del sé. Diciamo per 7 volte, questo perché io non vi posso forzare. That's all. Questo è tutto. Take down your hand. Please open your eyes slowly. Portate giù le mani, tutte e due, e aprite gli occhi lentamente. No, put both the hands towards me like this. Mettete tutte e due le mani verso di me, così. Now, just try to put the right hand towards me like this. Open your eyes and watch me without thinking. Aprite gli occhi e guardatemi senza pensare. Now put the right hand towards me and the left hand on top of the head. La mano destra tenetela verso di me e la mano sinistra portatela al di sopra della testa. And see if there's a cool breeze coming out. E muovendo la mano cercate di vedere se potete percepire una brezza fresca che viene dalla testa. It can be very high up for some people. Può anche essere più in alto per certe persone. Bend your head, you'll feel it better. Piegate un pochino la testa in avanti, è più comodo forse. Now, please put your left hand towards me and see with the right hand. You might get a little hot breeze also possible. Fate il contrario adesso, con la mano sinistra verso di me, portate la mano destra al di sopra della testa. Forse qualcuno potrebbe sentire come una brezza calda uscire. Now, again, please put your right hand. Keep your eyes open, bend your head. Di nuovo, mano destra verso Srimadaji. E mano sinistra. Tenete gli occhi aperti. And feel on your head.
e cercate di sentire che succede sopra la testa. Good. Now, raise both your hands towards the sky and put your head up. Tutte e due le mani verso il cielo. And ask a question. Whether is this the cool breeze of the Holy Ghost? E ponete questa domanda. Madre, è questa la brezza dello Spirito Santo? Is this the Brahma Shakti? È questa la Brahma Shakti? Is this the all-pervading power of God's love? E questo il potere onnipresente dell'amore di Dio. Now, ask this question three times. Chiedetelo tre volte dentro di voi. And put down your hands, please. E portate giù le mani, per favore. Now, see. Watch me without thinking. Adesso guardate, guardatemi senza pensare. Those who have felt cool breeze in their hands or from their heads. Please raise both your hands. Adesso coloro che hanno sentito una brezza fresca sulle mani o sulla testa, per favore alzate tutte e due le mani. So many. Tanti. From Rome. May God bless you. I bow to all of you. Che Dio vi benedica e mi inchino a tutti voi. Now enjoy yourself. Adesso godete di voi stessi. Respect your realization. Rispettate la vostra realizzazione. Hardly in a month you will be masters. Ci vorrà meno di un mese per fare di voi dei maestri. But you have to give some time. Ma dovete dedicargli del tempo. May God bless you. Che Dio vi benedica. Those who have not got realization should not be upset. They should come to our program and I'm sure they will all get their realization, and those who have not got will completely establish, and those who have got it will be absolutely perfected. Coloro che non hanno sentito la brezza fresca, che non hanno ricevuto la realizzazione stasera, non si sentano preoccupati. Potete venire senz'altro ai nostri programmi e se non l'avete ricevuta oggi la riceverete la prossima volta, e chi l'ha già ricevuta la stabilizzerà e potrete diventare dei maestri su tutto questo. You should not discuss it, you should not talk about it, but just enjoy it. Non è qualcosa di cui si può discutere o di cui si può parlare, semplicemente ne potete gioire. You cannot think about it, it is beyond thinking. Non potete neanche pensare a questo, perché è qualcosa che è al di là del pensiero. May God bless you. Che Dio vi benedica. Le informazioni per i nostri prossimi incontri vi saranno date all'uscita, dove vi saranno date anche del materiale, diciamo, delle cose. Il prossimo incontro sarà questo venerdì e poi ce ne sarà un altro martedì, ma tutto questo è scritto in alcuni fogli che riceverete all'uscita.
your head now, we can feel. Thank you. You know, very bad tissue. You have a trouble here? Is it in the gola? No, no. It is there. I can feel it. It's thick there. Cosa capita lei? No, ce l'ha solo qui. È salita la gola. Feel the cool? Lo sente adesso? Ah, that's it. Un pochino, sì. Sentito? Qua tutti. Può essere curato, lo trovi lì al centro della roba, gli daranno l'indirizzo. Ah, non ho domandato dove sta il centro. Centro. Tutti i dettagli, è riuscito quando lei ci ha distribuito le foglie. Guarda dove sono venuto da io stasera. Hai sentito molto? Io? Questa è la riproduzione.
don't indulge in all this. Thank you. Fall sick. Sorry, I won't be able to teach you this. By the way, when the world prays, they want to know what does it mean. He doesn't, he's not just... World prays, he wants to know. Let him come, he's all right. He's cool down. Let him come, he's cool down. No, deve andare al programma. A capo per fila. Io non ho sentito niente. No, vabbè, ma non tutti l'abbiamo sentito. Io penso che non è stata niente. Io non lo so. Io penso che poi ci vuole fiducia. Senta, poi. Thank you.